Ben ritrovati dallo stadio Cosimo Putili di Barletta per la ripresa del secondo tempo tra Barletta Palmese, con il primo tempo terminato 1-0 per il Barletta su un discusso calcio di rigore trasformato da Ezequiel Schialotto con il numero 7, con Palmese che ha recriminato più situazioni di gioco in campo, soprattutto per quanto riguarda il rigore, ma anche per la presunta doppia ammonizione non data a Silvestri, in quanto il direttore di gara ha fatto diversa confusione lì nella metà campo della Barletta, con Silvestri che si era fatto ammonire in area di rigore per il calcio di rigore per proteste in area, con Schiavino che invece anche per il Palmese era stato ammonito, mentre Silvestri poi è stato nuovamente ammonito sul contatto di gioco su Silvestro. E dunque sicuramente ci saranno diverse polemiche a fine partita per questo intervento. Bisogna capire poi cosa succederà. Nel frattempo testa al campo per altri 45 minuti di gioco, in cui la Palmese deve comunque cercare di mettere in difficoltà il Barletta per questi 45 minuti più recupero, in cui Barletta comunque nel primo tempo ha giocato abbastanza bene con il possesso palla, avendo qualche chance in fase d'attacco, se non poi così tanto pericolosa da impensierire la porta di Scognamiglio, così come anche Sapri che è ancora, lo ricordiamo, imbattuto da oltre 4 partite e mezzo. Nel frattempo c'è il possesso da parte della Palmese, che gestisce Morlando, la controlla, poi Schialotto non passa, prova a riprendersela lui, la tiene in campo, poi la perde, allora batte immediatamente questo pallone potenza all'indietro. Nel frattempo non ci sono neanche state sostituzioni nelle file del Barletta per quanto riguarda invece la Palmese, solo un cambio nel primo tempo, quello di Romano che è uscito al posto di Peluso, che è entrato proprio in quella zona di campo a destra a fare il terzino. Qui allontana Sepe nella zona dove non ci sono maglie bianche, palla troppo lunga per tutti, e allora può controllarla con calma Russo, con il Barletta che adesso alza il baricentro in questa situazione. Scognamiglio, Morlando col sinistro in profondità, colpo di testa di De Marino, palla riconsegnata a Potenza, dentro il pallone errato con Sepe che in copertura interviene con la velocità di Silvestro, poi Sapri a rinvio nel cerchio di centrocampo, ci arriva prima di tutti Schiavino, poi di testa De Marino, la palla arriva in zona Bramati che può andare su Schialotto. Schialotto era più avanti rispetto al pallone arretrato servito da Bramati, allora può ripartire la Palmese con la rimessa già battuta con Potenza, che adesso gestisce e gioca per Schiavino, che può salire palla al piede, la palla in profondità dove c'è lo stesso puntoriere che gestisce e gioca molto bene dall'altra parte per Silvestro, che può arrivare al cross, ma lo chiude benissimo qui Caputo che rinviene sul pallone, sull'avversario lo ferma Sepe in profondità dove c'è Ngomo, spalle alla porta, fermato immediatamente con un fallo laterale affidato al Barletta. Con le mani pronto Sepe, gomma di testa, non trova compagni, Morlando, buona la finta su Bramati, Schiavino, la palla in profondità, colpo di testa di Silvestri prima di Putoriere, poi alza il pallone a campanile De Marino nella zona di Ngomo, fermato immediatamente dalla centrale Russo, poi Sepe, ancora palla che non viene messa più a terra, c'è fallo, spinta da parte di Peluso, probabilmente su Caputo se non ho visto male, così punizione per il Barletta affidato ai biancorossi, con il punto di battuta affidato a Marco Nato che poi lascia ad Amedeo Silvestri. Marco Nato, Silvestri, nuovamente da Marco Nato, brutto errore qui di Silvestri che rega la palla a Puntoriere, può andare il 91, perde il tempo qui Puntoriere, costretto a fermarsi. Schiavino, Silvestro messo giù in maniera fallosa, calcio di punizione per quanto riguarda i rossoneri, che possono tornare in fase d'attacco con questa buona punizione guadagnata da Silvestro con diversi uomini verso l'area di rigore.
Putoriere, Russo, Amato, Schiavino in area di rigore. Al limite Fusco e Potenza. Pronto Silvestro a battere. Fischi del Cosimo Puttilli di Barletta. Arriva il cross da parte di Silvestro. La palla arriva in area di rigore messa fuori da Bramati con tutta calma. Qui il centrocampista in maglia 5 che può respingere questo pallone direttamente in fallo laterale. Per Peluso, pronto alla battuta. Ancora il cross che arriva adesso per Sapri che riesce a bloccare questo pallone, farlo suo e tenerlo lì con le panchine di Barletta e Palmese che continuano a riscaldarsi, fanno riscaldare tutti i componenti. Vedremo se ci saranno cambi nel corso di questo secondo tempo e soprattutto se potranno essere utili alla causa barlettana e della Palmese per poter cambiare qualcosa dal punto di vista tattico. Qui sbaglia tutto Bramati che regala, concede un pallone troppo semplice agli avversari. Putoriere cambia gioco, chiude tutto Seppe, ancora però Palmese che ha preso coraggio in questo inizio di secondo tempo. Dopo 5 minuti, bella palla da parte di Schiavino per Morlando che prova a saltare Schelotto, si appoggia in questa situazione a Potenza. Nel mezzo per Fusco, allarga Peluso. Uno contro uno con Caputo, lo sfida in questo caso Peluso. Arriva il cross in area di rigore basso dove c'è Potenza che prova ad arrivare sul pallone, lo ferma Silvestri, palla a ormai ha attraversato tutta l'area di rigore e quindi anche l'area piccola e quindi anche la linea di fondo. Rinvio dal fondo affidato a Sapri che batte dal basso, riparte dal basso per De Marino. Silvestri, pressione della Palmese ma il Barretta continua a giocarla dai propri difensori con De Marino che va a lancio lungo per Caputo di testa nella zona di Fornaro che prova a correre uno contro uno con Schiavino, lo punta Fornaro, può andare Fornaro, prova ad andare il 69 in area di rigore, non riesce a partire, no, viene fermato all'ultimo proprio da Schiavino che lo ferma in modo regolare servendo poi Scognamiglio. La palla nella zona di Russo, con calma qui Potenza, Peluso in avanti per Silvestro. Si vede ancora Peluso. Silvestro non ha spazio perché è prestato da Sepe. Fusco, Potenza, Morlando. La tiene il 19. Morlando per il 6 Russo. Schiavino. Prova ad andare in verticale. Tutto chiuso per lui con la buona copertura in questa situazione. E allora la rimessa battuta da Peluso in area di rigore per Putoriere con la conclusione immediata tentata in questo caso dal numero 7 Silvestro sulla sponda di Putoriere che ha cercato il suo compagno di reparto in maglia 7 che ha calciato di prima intenzione senza trovare lo specchio di porta. Con il rinvio affidato a Sapri. Minuto 52 e 25 sul cronometro. Marconato, Schelotto, passa in mezzo a due. Marconato combatte, va sulla fascia. Buono il pallone per Bramati, un po' troppo corto perché Fusco riesce ad intercettarlo e a mettersi, a intromettersi sulla linea di passaggio proprio da parte del numero 30. Controllo palla di Schiavino che alza la testa e serve nel mezzo Potenza. E poi Russo, pressione costante di Fornaro addirittura in quella posizione. Schiavino, pressing di Ingomma, Peluso, fallo da parte di Ingomma su Schiavino, punizione Palmese. Con il fischio del direttore di gara che fa battere. Amato, palla per Putoriere. Puntoriere, la palla è buona, ancora per Potenza, nuovamente per Russo, ancora Potenza. La palla è per Fusco. Abbassato il baricentro, il Barretta molto compatto, con la Palmese che adesso arriva al cross in area di rigore, tentato da Peluso, palla sul fondo. Barretta ha difeso bene in questa situazione. Con la Palmese che ha dovuto per forza di cose arrivare al cross alto verso l'aria.
senza troppa precisione, con Sapri pronto al rinvio. Rinvia Ruggero Sapri nella zona di Bramati, colpisce lui di testa imperioso lì a centrocampo. Poi altro pallone lungo sbagliato dalla Palmese con De Marino che colpisce, poi arriva Silvestro in qualche modo all'indietro per Schiavino. Palla un po' troppo corta per Silvestro, con Sepe che combatte anche grazie all'aiuto da parte di Caputo, ma poi se la cava qui la Palmese che continua a far tanto possesso in questo inizio di secondo tempo, col Barletta probabilmente cullato anche dal vantaggio nel corso del primo tempo. Qui chiude tutto Silvestri, su Silvestro. Amato, Potenza che si è spostato lì a destra, parte sulla catena di destra la transizione della Palmese, cross in mezzo De Marino, può allontanare direttamente in fallo laterale con la chiusura da parte del 34 del Barletta. Già battuto il fallo laterale, palla in zona Fusco con Peluso che si guadagna la rimessa, poi palla in aria allontanata da Silvestri, combatte qui Marconato, allontana ancora la retroguardia del Barletta con tutti gli uomini di Ginestra dietro la linea del pallone. Schiavino va lui al cross, puntoriere in posizione di offside in questa situazione, giusto il fischio da parte dell'assistente numero 2 Mirko Monaco, che ha visto puntoriere in posizione di offside oltre la linea difensiva del Barretta che si è alzata molto bene in questo caso. E dunque De Marino pronto a battere, lasciando l'incarico della battuta a Silvestri. Batte Silvestri, lancio lungo nella zona di Schelotto, adesso mette giù il pallone, colpo di testa a fare la sponda per Bramati, chiude tutto Amato, riparte allora immediatamente Tribuno, la palla è buona nel mezzo con la Palmese che prova a distendersi con questa transizione offensiva. Potenza va lui a lancio in profondità con la copertura di De Marino, poi Bramati prova ad intervenire ma viene fermato, ancora in possesso Potenza che è a tutto campo il numero 8 della Palmese, ma in questo caso non riesce a tenere in campo il pallone, lo porta sul fondo e ci sarà il fallo laterale per il Barletta affidato a Rizzo che già rimette in moto il Barletta con Marconato. Alza la testa al numero 30, lancio per Schelotto, la mette con il petto giù Schelotto, gomma all'indietro, il pallone però è uscito, rimessa Palmese. C'è lo Bosco, Marilungo, Di Piazza, Venanzio in guscio, tutti quanti a riscaldarsi per il Barletta. Boemio, Ferrara, Noletta, Filogamo per quanto riguarda invece la Palmese. Batte immediatamente Fusco, la palla arriva nella zona della numero 13, in questo caso Schiavino che si appoggia a Peluso, va nel mezzo, chiude tutto Silvestri, la palla è per Gom che deve far salire la squadra, Gom riesce in una serie di giocate di gamba, poi si prende anche un buon calcio di punizione in questa situazione e allora ci sarà punizione per il Barletta affidato a Silvestri, con Gom che è riuscito molto bene a guadagnarselo questo calcio di punizione, con Silvestri che adesso probabilmente andrà in avanti, poi invece decide di appoggiarsi a Marconato, nuovamente da Silvestri. De Marino va lungo, De Marino nella zona di Caputo che spizza di testa direttamente tra le braccia di Scognamiglio, nel frattempo il Barretta prepara due cambi, pronti ad entrare Russo e Cafagna. Per il Barretta vedremo chi lascerà il terreno di gioco ai due calciatori che nell'ultima parte di campionato in questo periodo stavano giocando praticamente tutte le partite da titolari inamovibili, fissi lì in attacco e a centrocampo. Quest'oggi però bisognava per forza di cose fare turnover perché domenica prossima si va a Rotonda in Basilicata, soprattutto per il grande dispendio di energie con tre partite in una settimana. Qui esce Schelotto con il numero 7 che lascia la fascia di capitano al vice Silvestri, il gol di Schelotto che sta
portando il Barletta sull'1-0. Fuori Schialotto, dentro Santè Russo con il numero 23. E adesso vedremo invece Antonio Cafagna con il numero 8 al posto di Bramati. Tanti applausi per Cafagna, Barrettano Doc, lui che entra in campo, lui che è in grande crescita in questa stagione, sta dimostrando tantissimo davanti al suo pubblico. Vedremo se riuscirà a elogiarsi anche con un'altra grande prestazione quest'oggi. E dunque cambio lì a centrocampo in zona d'attacco con Russo che va a fare la prima punta, come è successo praticamente negli ultimi match. Russo che è stato tanto sfortunato soprattutto contro il Gelbison, dove ha avuto veramente tante chance per trovare la prima rete in stagione. Rizzo, Marconato alza la testa, guarda in avanti, costretto a portar palla, palla allargata per Sepe, si fa vedere Caputo, Sepe non lo vede, si appoggia ancora Marconato, ecco il primo pallone della partita per Cafagna, Marconato, Cafagna, Rizzo, scatta in gomma, la palla per il 10, vediamo se arriva su questo pallone, gomma, spalla alla porta, può andare in gomma, gran velocità da parte di Ingom che tocca probabilmente per ultimo, e così rimessa dal fondo per la Palmese. Trenta alla fine di questa partita, ricordiamo valevole per la nona giornata di campionato di Serie D del Girone H. Qui attenzione che scivola Sepe, riparte Silvestro in area di rigore, la palla arriva a Puntoriere che prova a girarsi, lo ferma Rizzo, la palla allontanata nella zona di Ingom che prova a girarsi in qualche modo, fermato in mezzo a due con un fallo da parte di Potenza e Morlando che lo fermano irregolarmente. Punizione e altro calcio di punizione guadagnato dal numero 10 del Barletta, che è sempre molto mobile sia da destra che da sinistra ed è molto bravo a guadagnarsi tanti calci di punizione per poter far rifiatare i suoi compagni. Col Barletta che torna in possesso palla, Sepe, possesso da parte di Caputo che cambia fronte per Rizzo, palla lunga per Cafagna, gran giocata da parte di Cafagna che prova ad andarsene verso l'aria, lo preme, lo pressa Russo, Cafagna si appoggia a Rizzo, dentro per Ngommo, vediamo se riesce a puntare gli avversari, la mette in mezzo sul secondo palo, arriva Caputo di testa, traversa, poi prova e sforbiciata Russo, se non ho visto male, è così, la palla finisce sul fondo. Che chance per il Barletta, grande incursione di Cafagna con Rizzo che va da Ngom, Ngom la mette in mezzo trovando Caputo che riesce di testa con un gran tempo a trovare la traversa, sfortunato Caputo, e poi sulla respinta proprio della traversa la palla è uscita di nulla al lato del palo alla sinistra di Scogliamiglio. Si resta sull'1-0 per il Barletta. Silvestri, prima occasione per questa partita per Russo che è andato vicino al gol personale non trovato dal numero 23 del Barletta, che non ha trovato l'impatto giusto con il pallone. Qui batte Schiavino, Potenza, palla in avanti per Puntoriere con De Marino che lascia scorrere per Rizzo e poi Sapri a rinvio lungo nella zona di Russo che prova ad andare, fermato molto bene da Russo che lo anticipa in maniera regolare spedendo il pallone direttamente in fallo laterale in zona d'attacco per il Barletta con Rizzo che batte, Marconato prova ad andarsene, Marconato sulla corsia di sinistra c'è Sepe, Caputo, Marconato, tutto dietro la Palmese tranne Puntoriere, Marconato, Rizzo, buona la palla per Cafagna tra le linee, Ngomma
Rizzo. Marco Nato ancora per Rizzo. De Marino. Silvestri. Prova ad andarsene Silvestri e poi Cafagna. Buona la giocata da parte di Cafagna che passa in mezzo a due, messo giù in modo irregolare da Amato. Punizione per il Barletta che riparte con Marco Nato in possesso. Cafagna. Marco Nato. Cafagna. Marco Nato. Va lui dentro l'area di rigore con Caputo che non può raggiungere questa palla. La blocca Scogna, meglio fa ripartire immediatamente i suoi. Peluso. Poi c'è Sepe che arriva in anticipo. L'ultimo a toccare è stato un giocatore della Palmese. Tra poco ci sarà un cambio per i campani. Entrerà Filogamo con il 98. Vedremo chi lascerà il terreno di gioco. Proprio all'attaccante della Palmese, palla per Rangoma che non riesce a tenere in campo il pallone. Adesso sì che ci sarà il cambio. Sostituzione della Palmese, esce con il numero 3 Tribuno, entra il numero, esce Tribuno. Mossa offensiva questa per Pietro Pinto con Filogamo che va a posizionarsi lì accanto a puntoriere. Fuori dunque Tribuna, vediamo come si posizionerà la Palmese in questo istante di partita. Probabilmente 3-5-2 con Morlando e Peluso sugli esterni. Russo. Poi la 13 Schiavino. Peluso. Allora, un 3-5-2 della Palmese con Silvestro e Morlando esterni. Amato, Potenza e Fusco centrocampisti, con Russo, Schiavino e Peluso come difensori. Qui palla lunga nella zona di Filogamo che tocca subito il suo primo pallone, buono per puntoriere che prova a girarsi in qualche modo, fermato. Allora insiste Peluso, vediamo se arriva il cross, l'effetto adesso proprio nella zona di Filogamo, allontana Silvestri, la palla in area, Amato sfonda, Silvestro finta, la mette dentro col sinistro, la palla è buona con Silvestri che allontana, Ngomo spalla alla porta, si scontra con Cafagna, poi De Marino, palla per Cafagna, chiude tutto Morlando, insiste la Palmese. Palla allargata nella zona ancora di Silvestro e Peluso. Peluso controlla, va al cross sul secondo palo, tutto solo. Puntoriere, posizione di fuorigioco, si alza la bandierina. Però ha rischiato tantissimo il Barletta perché puntoriere era tutto solo sul secondo palo. Per fortuna della squadra di Ginestra che la posizione era di offside. Tutto fermo e dunque si riprenderà con il rinvio affidato a Sapri che batte raso terra per Silvestri. Sepe. Caputo va lancio lungo nella zona di Russo. Vediamo se punta l'altro Russo della Palmese. Russo contro Russo. Vediamo se riesce a mettere il cross il giocatore del Barletta con la palla che finisce in area con il controllo di Schiavino agevole, poi rischia nel rinvio con Fornaro che riesce ad intercettare il pallone opponendosi con la schiena respingendo la sfera direttamente in fallo di fondo affidato a Scogliamiglio. Schiavino arrivò nella zona di puntoriere, attenzione all'errore di De Marino che concede il possesso agli ospiti con Silvestro che non passa, poi Rizzo sbaglia anche lui, diversi errori in questa ripresa da parte di entrambe le squadre, col Barretta che deve rimanere più tranquillo in questo secondo tempo se vuole continuare a gestire, lo ricordiamo, il vantaggio di 1-0 arrivato con la trasformazione da dischetto da parte di Schelotto nel primo tempo. Attenzione ancora, Filogamo la mette in mezzo, deviazione di Silvestri di testa a respingere il pallone direttamente in fallo laterale, ancora in zona d'attacco per i campani con Morlando che batte subito per Silvestro che va a calciare di prima intenzione, palla sul fondo, nulla di fatto in questa azione per quanto riguarda la Palmese che ha cercato di impensierire la porta di Sapri che continua a non subire occasioni da rete per quanto riguarda gli ospiti in questa partita. Nel frattempo sta per entrare Marilungo nel Barletta, vedremo chi lascerà il posto. Nel frattempo si accendono le luci con le torce dei telefonini in curva nord della Barletta.
con un effetto scenografico molto molto bello, come loro solito sanno fare i tifosi della Barletta. Qui nel frattempo si continua a giocare in campo con De Marino che colpisce, poi Cafagna prova ad arpionare il pallone, non ci riesce, la mette giù bene, molto bene Morlando, ma interviene Marconato insieme all'aiuto proprio di Cafagna. Ancora Marconato, un gomma, Federe Russo, un gomma prova a partire, fermato in modo regolare in fallo laterale, pronto a battere Rizzo. Marconato, Rizzo, Cafagna prova a chiudersi l'1-2, palla troppo lunga quella di ritorno da parte di Cafagna, rimessa palmese già battuta da Morlando, si passa da Russo che va a rinvio lungo, colpo di testa preciso di De Marino in zona Cafagna che deve ovviamente accelerare. Rizzo, Sapri, palla errata per Siepe, può ritornare in possesso la palmese con Peluso a battere. Nel frattempo c'è il cambio per il Barletta, entra Marilungo con il numero 89, esce con il numero 10 ed esce Mamadou Ngom. Altra grande partita di sacrificio per Ngom, che sta continuando a dare continuità alle sue prestazioni che sono sicuramente in crescendo nelle ultime giornate, e Ginestra lo sta ovviamente premiando per quello che sta facendo, anche facendolo partire da titolare, ed entra al suo posto Marilungo con il numero 89 che avrà poco meno di 20 minuti per dare una scossa lì davanti al Barletta. Adesso c'è la rimessa laterale affidata a Peluso che va direttamente verso l'area di rigore, il colpo di testa ad allontanare da parte di Silvestri, poi ancora a combattere il Barletta lì con Sepe che prova a prendersi il fallo di fondo, ci riesce con questa buona copertura su Peluso che finisce, anzi di Fusco che finisce sui cartelloni pubblicitari, e ci sarà rinvio affidato a Sapri. Che ovviamente se la prende con tanta tanta calma il portiere male a 12 del Barletta, che fa battere poi a Silvestri, De Marino, Rizzo, Cafagna, vediamo se passa, Cafagna si appoggia a Rizzo, ancora Cafagna, De Marino allontana nella zona di Marilungo e Caputo, attenzione a Caputo che prova ad intervenire con anche l'aiuto di Marilungo, con lo stesso Peluso che deve allontanare questo pallone per non finire per perderlo, poi intercetta Rizzo, Marilungo, Cafagna, tutto solo Cafagna, Marilungo cambia a fronte dall'altra parte, gran cambio a gioco da parte di Guido Marilungo per Caputo che prova addirittura a calciare da quella posizione, palla sul fondo, c'è stata deviazione probabilmente parata da parte di Scognamiglio, calcio d'angolo per il Barletta, il terzo di questa partita, il primo di questo secondo tempo per gli uomini di Ginestra che hanno cercato la via del secondo gol con Caputo, una bella conclusione da fuori, la tocca da Scognamiglio in calcio d'angolo con lo stesso Caputo e Marconato pronti a battere come al solito i corner per il Barletta. Silvestri in area di rigore così come anche Marilungo, pronto a battere Caputo, la palla arriva sul secondo palo, colpo di testa e palla sul fondo, probabilmente c'è stata una trattenuta su Sepe con Silvestri che è andato a colpire di testa, la palla è finita alta sulla traversa, non di molto, ottima chance questa per il Barletta con le proteste dalla panchina dei biancorossi. Che recriminano probabilmente una trattenuta in area ai danni di Sepe, ma è tutto regolare per il direttore di gara che lascia ancora correre. Qui la palla arriva nella zona di Filogamo, prova a tenere il 98, si appoggia ancora Potenza che prova ad andarsene in mezzo a due, chiuso in modo falloso secondo il direttore di gara, così anche probabilmente per via della chiamata dell'assistente numero 2, sarà calcio di punizione affidato proprio al numero 8 Potenza.
Adesso la Palmese ha una grande chance lì, che sembra quasi un corner quello per la Palmese. Il Barletta deve stare chiaramente attento in questa situazione, perché il pericolo è sempre dietro l'angolo. Puntoriere Russo, Schiavino in aria, la palla arriva in area di rigore proprio nella zona di Schiavino, palla che attraversa tutta l'area di rigore, l'ha toccata un giocatore del Barletta. Allora la rimessa per Silvestro, che probabilmente lascerà a Morlando la rimessa laterale nella zona di Puntoriere, che non si gira. Rizzo allontana, Russo deve fare la sponda, messo giù, fallo, calcio di punizione per il Barletta. Bravo Russo qui a prendersi la punizione e ovviamente a rallentare i tempi di gioco della Palmese. Questo è fondamentale per gli uomini di Ginestra per poter alleggerire la pressione proprio degli uomini di Pietro Pinto, che in questo secondo tempo comunque si sono dati da fare per poter riuscire a mettere in difficoltà la difesa del Barletta, che comunque fino a questo momento è risultata molto compatta, in cui le chance per i campani sono state poco nulle, con Sapri che non ha dovuto intervenire in alcun momento, in nessuna parata, anche se c'è da dire che lo stesso vale per il Barletta, visto che la partita la sta decidendo un episodio, ovvero il calcio di rigore del primo tempo. Qui Russo finisce a terra, tutto regolare, probabilmente il pallone è uscito, poi il controllo di Fusco all'indietro per Russo, ancora per Silvestro, che rischia di perdere il pallone sulla pressione di Russo, che commette fallo, tira per la maglia a Fusco, che si lamenta con il direttore di gara. Viene ammonito Fusco, ammonito per proteste, anzi Silvestro ammonito, il numero 7, ammonito Silvestro della Palmese. Che si lamentava per l'ammonizione non concessa a Russo, e alla fine è stato ammonito lui per proteste ai danni del direttore di gara Marchetti, che fischia adesso per il possesso di Fusco con l'11. Schiavino va lui a lancio lungo, Russo a vuoto, non la prende nessuno della Palmese, e allora la rimessa del Barletta. Non manca meno di un quarto d'ora alla fine del match della nona giornata di campionato di Serie D del girone H tra Barletta e Palmese. Palmese, ricordiamo che in questo campionato non ha mai vinto, trovando due punti con due pareggi, uno contro il Gravina e uno contro il Casarano. Per il resto sono arrivate tutte sconfitte, alcune anche di misura. Attenzione a questo lancio lungo nella zona di Marilungo, non esce il portiere, poi sì, con qualche incertezza Scogna Miglio, poi attenzione a Russo che può andare, attenzione alla ripartenza del Barletta con Russo che va dentro, non si intende con Marilungo che stava andando verso il centro. Marilungo infatti si lamenta con Russo, con lo stesso numero 23 che l'ha servito in modo errato, e difatti la Palmese ha potuto recuperare immediatamente il pallone. Il possesso adesso da parte di Peluso, che si ferma. Fusco, poi ancora il possesso da parte di Schiavino. Potenza va lui lungo, Filogamo fa una grande finta per Puntoriere, ancora il numero 8 si mette in mezzo all'arbitro, che deve fischiare per riconsegnare il pallone proprio ai campani, perché era Fusco che controllava quel pallone e per il suo passaggio effettuato in malo modo. Nel frattempo si è fatto male probabilmente Fornaro, che rimane a terra. Sta per entrare Lippo per il Barletta con il numero 27, il 2004, ed esce Rizzo con il 28, anche a lui altra bella prestazione. Ed entra Lippo con il numero 27 lì a destra. Saprà entrare anche Venanzio ed esce Fornaro. Venanzio con il 20.
entra al posto di Fornaro con il 69. Ultimi 10 minuti. Venanzio che era indisponibile nella trasferta di Manfredonia, quest'oggi andrà a posizionarsi da mezzala in questi ultimi 10 minuti. Di match. E adesso eccolo il possesso per la Palmese. Silvestro, finta. Morlando, arriva lo cross, deviazione in area di rigore, la palla che attraversa tutta l'area e poi può ripartire immediatamente proprio Venanzio, che è veloce ma viene fermato, poteva far meglio qui Giuseppe Venanzio, poi recupera la palla immediatamente il Barretta che riparte in velocità con la ripartenza da parte di Caputo che può allargare per Marilungo, la palla è buona, è un 6 contro 4 per la Palmese con Marilungo che cerca il cross sbagliato, ancora Barretta con Russo che si sovrappone, può arrivare al cross, si ferma Russo che si appoggia a Lippo, arriva lui al cross basso in area di rigore svirgolato con la palla che arriva sul secondo palo, la conclusione tentata da Caputo con lo Scognamiglio che se la ritrova lì e la fa sua con questa azione costruita dalla Barletta da destra verso sinistra con la conclusione di Caputo che è arrivata in modo debole per poter impensierire Scognamiglio, ci vuole ben altro in queste situazioni. Attenzione adesso alla ripartenza da parte di Silvestro che si accentra e poi allarga nella catena di destra dove c'è Peluso che alza la testa, si appoggia a Potenza, si fa vedere anche lì vicino Fusco, va lui a cross in area di rigore con Sepe che colpisce di testa e poi allontana Caputo, tutto il Barretta nella propria metà campo a coprire e a tenere sulla pressione della Palmese che adesso accelera per cercare in qualche modo qualche azione pericolosa per poter arrivare al gol del pareggio col Barretta che continua a resistere lì in fase difensiva. Peluso alza la testa, va alla cross in area di rigore basso dove c'è Filogamo che cerca di controllarla, girarla nella zona dove allontana Russo in maniera errata, Morrando la mette in mezzo sul secondo palo, Silvestri fa un grande intervento di testa e mette il pallone in calcio d'angolo, bella chiusura in diagonale da parte di Silvestri che ha chiuso un ottimo cross da parte del 19 Morlando e ci sarà il quarto calcio d'angolo del secondo della partita, il primo di questo secondo tempo per la Palmese. Attenzione alle maglie in area di rigore della Palmese, va tutto basso dove arriva il tiro da parte di Peluso tra i fischi del Puttilli che finisce direttamente in curva, nulla di fatto in questa situazione per Peluso che spazza praticamente via un'occasione importante per la Palmese da corner. Nel frattempo entra Manco, classe 2003 con il maglia 2 per la Palmese ed esce Amato con il numero 50, fuori un 2004, dentro un 2003. Vediamo dove andrà a posizionarsi qui Manco. Manco lì a destra e Peluso più avanti in quanto la Palmese è tornata a 4 in fase difensiva in questo istante con Manco a fare il terzino destro, Peluso a fare l'esterno più alto di destra, Russo di testa, gran palla questa per Cafagna che deve intervenire sul pallone, ci riesce con un colpo di testa per Marilungo, fermato Lippo di testa, ancora Marilungo ad essere fermato con Silvestro che alza questo pallone nella zona di Filogamo, poi puntoriere allarga Fusco nella zona proprio di Peluso che punta gli avversari, la mette in mezzo, un buon pallone in area con Silvestri che ancora a chiudere in calcio d'angolo il quinto, il secondo in pochi minuti per la Palmese, già battuto Morlando, va lui al cross in area di rigore con l'anticipo secco e poi probabilmente c'è stato un colpo abbastanza duro da parte del calciatore maglia 11, si tratta di Fusco che viene anche ammonito per questo intervento pericoloso in area di rigore che ha rischiato di far male al calciatore della Barletta, si tratta di Marconato che rimane a terra, ammonito Fusco dunque. Si rialza per fortuna del Barletta Marconato, nulla di grave per il playmaker dei biancorossi che anche quest'oggi è stato tanto tanto servito dai suoi compagni
tutte le azioni offensive partono dai suoi piedi, in quanto la tecnica e tattica di Marconato in campo si fa sentire ed è molto utile ed duttile ai suoi compagni. Qui De Marino deve intervenire con l'uscita di Sapri, con De Marino che non si fida dell'uscita del suo portiere e per non correre pericoli decide di spazzare in fallo laterale subito con Morlando a battere. Silvestro Morlando va al cross, allontana in malo modo, qui Venanzio con il destro che non è il suo piede, se la ritrova lì Sapri. 1-0 all'85, 5 minuti più eventuale recupero alla fine del secondo tempo, 5 minuti al 90esimo e poi sarà il recupero col Barretta che continua sulla stessa onda del primo tempo, continuando ad essere in vantaggio di una rete a zero con la rete di Schelotto arrivata nella prima frazione su calcio di rigore. Marconato, Venanzio, buona la finta non sul secondo avversario perché lo chiude Fusco, gran controllo qui da parte di Puntoriere che si gira anche molto bene ed elude la pressione di Marconato, poi riesce a ripartire immediatamente la Palmese con Silvestro che non riesce a passare sul Lippo che lo ferma in fallo laterale, proprio Silvestro batte subito nel mezzo con la palla che arriva in area di rigore con l'uscita di Sepe, poi prova a calciare in qualche modo Potenza, ribattuto alla sua conclusione, allora Russo può ripartire per i suoi, fermato Lippo, arriva lui e poi c'è fallo, ingenuo qui Lippo che commette fallo, poi attenzione subito battuta la punizione, messa in fallo laterale questa palla da De Marino col Barretta che non deve ovviamente distrarsi in nessun modo. Barretta, ricordiamo, dei 5 gol subiti in campionato, 2 li ha subiti nella ripresa, 3 nel primo tempo. Palmese invece tutti i gol subiti, 7 li ha subiti nel primo tempo, 12 nella ripresa. La Palmese dei 7 gol fatti, 6 ne ha fatti nella ripresa, 4 soprattutto nell'ultimo quarto d'ora di partita. E questa è una statistica molto molto importante che il Barretta ovviamente non deve sottovalutare in questi ultimi minuti di partita, perché nell'ultimo quarto d'ora la Palmese sfrutta soprattutto le incertezze della squadra avversaria e soprattutto la stanchezza degli avversari che probabilmente abbassano la tensione e concedono qualcosa in più proprio ai campani che adesso gestiscono ancora a palla con questo lancio lungo di Schiavino, colpisce di testa Russo, in qualche modo prova ad arpionare il pallone, ci riesce il suo diretto avversario Silvestro che prova ad andare in avanti, lo ferma immediatamente Marconato spingendo il pallone in fallo laterale già effettuato da Morlando per Potenza, va lui al cross che diventa un tiro, palla fuori con Silvestri che sembrava in traiettoria in questa situazione, palla che si è alzata sulla traversa ed è finita sul fondo. Sta più avvicinando nel frattempo qui a Barletta in questa giornata molto molto piacevole per poter disputare questa partita, soprattutto per la condizione fisica dei calciatori, in quanto anche in questo periodo le condizioni meteorologiche sono veramente tanto tanto calde qui in Puglia, nonostante il periodo, ma quest'oggi le condizioni per poter disputare un'ottima gara dal punto di vista fisico è molto molto buona per mantenere alto il livello in questa nona giornata. È soprattutto importante per poter capire e valutare le condizioni dei calciatori in questa seconda giornata ravvicinata, in quanto questo turno infrasettimanale di mercoledì 1 novembre disputato tra Barletta e Palmese, in quanto poi tra qualche giorno ci sarà la 10ª giornata di campionato in cui Barletta dovrà andare a Rotonda ad affrontare la squadra della Basilicata. Qui parte Russo, la mette in mezzo sul secondo palo, c'è l'anticipo da parte di Manco, poi prova ad uscire la Palmese da questa situazione che poteva diventare veramente insidiosa per la squadra di Pietro Pinto, colpisce di testa Silvestri e chiude. 89, ultimo giro di orologio e poi sarà 90esimo, vedremo quanto sarà
il recupero concesso dal direttore di gara, anche se c'è da dire che in questo secondo tempo non ci sono state poi così tante interruzioni come invece è accaduto nel primo tempo per diverse situazioni che hanno portato ovviamente a concedere 4 minuti. Vedremo in questa ripresa quanti ne verranno assegnati. Qui Cafagna va a lungo nella zona di Marilungo che non riesce a tenere il possesso perché Russo lo anticipa e serve Schiavino. Palla intercettata da Cafagna, Marilungo. Palla per Caputo. Si fa vedere Marilungo. Caputo porta palla. Va via Caputo. Palla per Russo. Tre giocatori del Barletta in area. Russo punta due avversari, viene addirittura triplicato, si appoggia a Cafagna. Lippo. De Marino. Brutta palla qui di Lippo e Sapri deve spazzare nella zona dove non può intervenire Marilungo perché è in posizione di fuorigioco. Colpisce di testa Russo, poi arriva Marconato, l'anticipo da parte del 30 che riesce ad intercettare palla su Fusco, poi allontana Sepe, la palla in zona della Barletta con Venanzio che colpisce di testa per Marilungo, prova a correre Venanzio, bravissimo ad intervenire il numero 20 del Barletta, si appoggia proprio al suo compagno, riparte il Barletta con la velocità qui da parte di Caputo che entra in area, Caputo, altra finta, Caputo, la parata di Scogna Emilio che respinge il pallone in calcio d'angolo, che azione personale da parte di Caputo che è andato via a due, tre uomini, buona la sterzata ma Scogna Emilio evita il 2-0 del Barletta con la partita che sarebbe finita in ghiaccio. Con Caputo, lo rivediamo dal replay, ha fatto una grande cavalcata saltando due uomini, poi saltando anche il terzo con una gran sterzata, ma trova l'ottima risposta di Scogna Emilio in calcio d'angolo col Barletta che adesso batte basso, la tiene lì Marilungo. Nel frattempo sono stati segnalati 5 minuti di recupero, il primo se n'è andato, ne mancano 4, si giocherà fino al 95. Deve stringere i denti il Barletta perché questa è una vittoria, sarebbe una vittoria fondamentale per gli uomini di Ginestra per salire a 15 punti in classifica dopo i due pareggi consecutivi contro Gelbison e Manfredonia per 0-0. Qui messo a terra Caputo, si prende un buon fallo, un buon calcio di punizione, Barletta che torna a respirare e ovviamente serve far passare il cronometro. A terra un giocatore della Barletta, nel frattempo si tratta di Sepe che ha dei crampi in questo caso ma si rialza, costretto a rialzarsi per forza perché comunque il Barletta ha finito i cambi. Silvestri lancia in profondità, la palla arriva nella zona di Venanzio che non riesce nel controllo, lo ferma Fusco, allontana immediatamente Schiavino dove c'è Puntoriere con un Filogamo che colpisce ma non trova compagni. Lippo con calma, Cafagna, si fa vedere Caputo, la palla è lunga per lui, può correre Caputo, vediamo se passa, ancora gamba per andare Caputo, si fa vedere Marilungo, Caputo fa tutto lui, Caputo, 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 Scogna Emilio ancora, che intervento da parte del portiere della Palmese, altra palla dentro, Caputo in sforbiciata, non la riesce a colpire al meglio, altra occasione per il Barletta che non riesce a chiudere il match ma si continua a giocare. Col possesso da parte di Russo che prova a passare sull'altro Russo in maglia 6 della Palmese che lo ferma, due uomini nel frattempo tra Palmese e Barletta a terra, continua ancora a tenere la Puntoriere e riesce molto bene nel controllo, poi si fa recuperare da Cafagna che torna all'indietro da Sapri che va a rinvio nella zona di Russo che colpisce di testa, palla sul fondo, nel frattempo ancora a terra il giocatore della Palmese dopo un duro scontro precedentemente, rivediamo Caputo, una gran giocata saltando secco Schiavino e poi saltando secco anche lo stesso Manco con Caputo che con l'esterno ha cercato di trafiggere qui Scogna Emilio ma è stato bravissimo ancora ad intervenire il portiere della Palmese ad evitare ancora il 2-0 per il Barletta che rimane sull'1-0 con la rete di Schialotto nel primo tempo e ovviamente adesso il Barletta deve ancora una volta resistere perché il gol per chiudere questo match non è arrivato e allora bisogna stringere i denti. Palla in avanti, De Marino allontana, palla nella zona di Morlando, all'indietro Palmese che adesso cerca di costruire una delle sue ultime azioni di questa partita perché manca l'ultimo giro d'orologio al 95esimo.
Schiavino, fischi del Puttelli, una delle ultime chance, palla in mezzo di Fusco, allontana il Barletta, palla buona per Potenza che calcia e arriva la rete del Palmese che beffa il Barletta proprio all'ultimo giro d'orologio, trova il tappin vincente qui Potenza, se non ho visto male da fuori, l'ho detto poco fa, e arriva il pareggio della Palmese proprio sull'ultimo tiro da parte della squadra campana, clamoroso al Puttelli, clamoroso a quello che abbiamo assistito quest'oggi, col Barletta in controllo di questa partita, con Caputo che è andato vicinissimo al doppio vantaggio per i suoi, con doppia azione, doppia occasione importantissima, ma il calcio è così, quando non segni gli avversari ne approfittano, e la Palmese è stata molto molto brava in questo caso a sfruttare la sua unica occasione, il suo unico tiro verso lo specchio e a trovare il gol del pareggio che beffa il Barletta proprio all'ultimo minuto di gioco, beffa importante, clamorosa per il Barletta questa, che al 94esimo si fa recuperare da la Palmese con la rete di Potenza che ha trovato un gran gol da fuori, e vedremo se adesso il direttore di gara farà ancora continuare per qualche altro secondo prima di fischiare la fine di questo match. Ammonito Potenza per essersi tolto la maglietta andando a festeggiare sotto il settore ospiti con i pochi centinaia di tifosi venuti qui a Barletta della squadra campana. Silvestri, vediamo se Barletta crea una chance in fase d'attacco, di testa a chiudere qui Morlando, si gioca ancora, c'è ancora possibilità per Russo che batte per Lippo, tutti in mezzo ai giocatori del Barletta, Russo, sfadere Lippo, Russo fermato, perde palla, attenzione adesso che può ripartire la Palmese in avanti, palla per puntoriere, la palla è uscita, rimessa a Barletta, siamo al 96-31 per il Barletta, questo sarebbe il terzo pareggio consecutivo. C'è rimessa laterale affidata a Lippo. Batte Lippo. Palla in avanti. Nella zona di Sepe. Fischia tre volte il direttore di gara. Finisce qui. Tre fischi dello stadio Cosimo Puttelli per questo pareggio che sa di sconfitta, perché il Barletta era in pieno possesso e controllo di questa partita. Probabilmente avrebbe anche meritato la vittoria, ma il calcio è questo. Il Barletta pareggia contro la Palmese, ultima in classifica. Barletta che sale a 13 punti, mentre la Palmese sale a 3, con il terzo pareggio in campionato per la squadra campana. Il Barletta esce a testa bassa da questo risultato, con la prossima partita che sarà contro il Rotonda in trasferta. E sicuramente ci dovrà essere un cambio di marcia, perché il gol in fase d'attacco ne arrivano, e ne arrivano veramente pochi, così come anche le azioni da poter sfruttare e costruire. Noi vi ringraziamo per la visione di questa diretta, per averci seguito anche quest'oggi. Un saluto da parte di Davide Tuputi, ringraziamo anche la regia, Gianni Civita per le riprese, e ci ritroviamo per la prossima partita in casa del Barletta tra 2 settimane. Buon proseguimento di giornata a tutti.